World Masters Guangzhou 2018 di judo, seconda ed ultima giornata caratterizzata dall'incetta di medaglie d'oro da parte delle judoka giapponesi. Categoria donne sopra i 78 kg, su tutte c'è la 18enne nipponica Sone, donna del giorno. Dopo aver sconfitto in semifinale la bosniaca Ceric, la giovane supera nella finalissima la cubana Ortiz. La Ortiz è una judoka molto tattica, sapevo di non poter cadere nella sua trappola, così ho cercato di stare sempre un passo avanti a lei. Categoria uomini sopra i 100 kg. Per il secondo anno consecutivo vince il georgiano Tushishvili, uomo del giorno, che si avvicina alla finalissima forte della tecnica Osotogari, sconfiggendo l'austriaco Egi ed il kirghizo Kratovetsky. In finale, con tecnica Kami Shio Gatame, batte poi il brasiliano Silva, campione del mondo e doppia medaglia olimpica. Terzo posto per il russo Bashayev ed il brasiliano Moura. Tra gli uomini sotto i 90 kg, medaglia d'oro per il naturalizzato spagnolo Sherazadishvili, che mette a segno due wazari che gli spianano la strada verso il successo contro l'ungherese Tot Argento. Tecniche di judo dall'elevato indice di spettacolarità per il vincitore, che si dimostra anche umile ed estremamente sportivo, consolando l'avversario sconfitto. Terzi ex aequo il kazako Bosbayev ed il russo Igolnikov. Ed ancora tanto Giappone, nella categoria sotto gli 81 kg uomini a sbaragliare la concorrenza, ci pensa il nipponico Sasaki, giustiziere con tecnica uranage finalizzata al wazari del russo Lapiganov. Prima volta tra i top 10 del ranking mondiale per il vincitore. Tra le donne sotto i 70 kg oro per la nipponica Nizoe, che sconfigge in finale la colombiana Alvear Argento. Categoria donne sotto i 78 kg, successo manco a dirlo per la giapponese Umeki, che nel derby supera la resistenza della connazionale Sato. Uomini sotto i 100 kg su tutti il georgiano Liparteliani, che vince sconfiggendo il mongolo Kagba Suren. Per chiudere la mossa del giorno viene dall'uranage dell'idolo di casa Yuan contro il coreano Kim.